Bene, oggi avremo un argomento molto particolare con anche delle sorprese. Parleremo dei contesti educativi e la psicologia. Vediamo un po'. La solita tazza che voi sapete metto all'inizio di ogni seminario per invitare a fare spazio, perché sentirete cose anche nuove o anche che vi colpiscono e in qualche modo possono anche disorientare, ma ecco, l'invito è a trovare spazio per metterle dentro e poi rifletterci e vederle in seguito che cosa farne. Parto con questo. Taumaturghe, taumaturghi, cosa vuol dire? Taumaturgos in greco deriva da tauma, prodigio, miracolo, ed ergon, opera, cioè chi è ritenuto in grado di operare miracoli. Ora, voi siete al primo anno della scuola di counseling. Beh, vi dico subito, preparatevi a diventare delle taumaturghe e dei taumaturghi. Perché è incredibile come attraverso semplicemente la parola, che è lo strumento che voi utilizzate, che utilizzano gli psicologi, che utilizzano le persone che fanno aiuto dal punto di vista psicologico, vedete dei cambiamenti incredibili. Io ho chiesto a Simona, una di voi che in questo momento purtroppo non riesce a collegarsi, se potevo parlare dell'esperienza taumaturgica, no? Molto concreta, fatta con lei nelle scorse settimane. Cioè Freud nel 19 scrive: avevo una persona inferma in analisi e è stata bene dal punto di vista psicologico, ma è guarita anche dalla sua malattia. Ora, questo è qualcosa di estremamente disorientante. Come può la parola far guarire? Bene, Simona aveva una intolleranza al lattosio. Ogni volta che mangiava la pizza o mangiava del formaggio o del latte, no? Si gonfiava. No? E allora, visto che viene in psicoterapia per fare le 10 ore che voi dovete fare il primo anno, ho detto, beh, vuoi che lavoriamo sull'intolleranza? Ho detto, sì, sì, bene, facciamo 5 sedute sull'intolleranza e già alla 4ª seduta mangiavo formaggio, pizza e con tutto quello che le piaceva senza più nessun problema. Allora, potete diventare dei taumaturghi. Dal punto di vista psicologico, io ho una figlia che ha finito il 3° anno di counseling a Milano e con le prime esperienze che fa mi dice che è colpita dal vedere come le persone che lei sta seguendo cambiano velocemente il modo di essere. E glielo dicono, no? Lei mi sta facendo vedere la realtà da un punto di vista diverso e le persone cambiano. Ecco, preparatevi ad essere dei taumaturghi. Noi con la parola aiutiamo le persone a cambiare. E perché? Allora, proviamo a vedere. Ci sono 2 tipi di causalità nella nostra storia di genere umano. C'è una causalità lineare, quella di Aristotele, ogni situazione ha una causa, succede qualcosa, c'è una causa. È lo stesso meccanismo di Galileo, è lo stesso meccanismo della scienza, è lo stesso meccanismo della medicina allopatica. Cioè, step by step, c'è una sequenza, una sequela di cause. Ora, ci ha dato tanto questa impostazione, ma oggi ormai da un centinaio d'anni, sappiamo che c'è un altro tipo di causalità, più complessa, più completa. La causalità lineare ci fa perdere tante cose. Cioè la scienza, la medicina allopatica si concentrano su alcuni collegamenti, ma ne dimenticano altri. Pensate soltanto a tutti gli effetti collaterali della medicina allopatica, no?
pensate a quante cose la scienza scopre, ma sempre di più si rende conto che c'è un mare di realtà che noi non conosciamo. Bene, qual è la diversità con la causalità circolare, che è quella che noi utilizziamo in psicologia? Cioè, tutto è collegato, c'è un circolo di relazioni dove è difficile e forse impossibile capire da dove comincia qualcosa, da dove finisce qualcos'altro. Quell'esperienza che vi dicevo sull'intolleranza al lattosio, dove è iniziato il mio lavoro? Dove è iniziato il lavoro di Simona? Qual è stato l'intreccio fra il lavoro che tutte e due abbiamo fatto, uno affidandosi dell'altro, uno credendo nell'altro, finché nell'organismo di Simona il sistema immunitario ha smesso di considerare il lattosio come un nemico, il sistema immunitario è cambiato e riconosce il lattosio come uno degli elementi non nemici. Ora, il mondo della relazione è un mondo dove la causalità lineare non serve più, è limitante, non c'è un prima o un dopo, e siamo dentro una nuvola di probabilità dove gli incontri ci cambiano, le relazioni. Freud dice, a un certo punto si accende una lampadina, ma è l'esperienza di tutti noi, che in alcune situazioni, dopo certe esperienze, ci parte una lampadina e non sappiamo da dove è venuta. Heisenberg è il principio di indeterminazione, siamo con Freud e con Heisenberg, siamo all'inizio del Novecento, quindi 100 anni fa. Heisenberg dice, noi riusciamo a vedere qualcosa, ma quello che succede dipende da tanti altri elementi, in particolare dalle relazioni che si mettono in atto. E così poi, dal punto di vista psicologico, chi ha utilizzato molto, a partire dagli anni 40, quindi da circa 60-70 anni, sono stati Bateson e Watzlawick, no? Che hanno portato tutto questo nella psicoterapia. Quindi la dissonanza cognitiva, la zona di comfort, le resistenze al cambiamento sono gli ostacoli che noi incontriamo nella relazione, le difficoltà. Ecco, ritorniamo alla tazza. Se la tazza è piena, ciò che ci disturba, dissonanza cognitiva, lo mettiamo da parte. Stiamo dentro la nostra zona di comfort, abbiamo tante resistenze al cambiamento. Se invece svuotiamo la tazza, ma lì sta allo psicologo, al counselor, aiutare la persona a mettersi in una situazione di apertura, ed è un rapporto. Se la persona crede nel counselor, crede nello psicologo, se lo psicologo crede nella persona, si crea un circolo per cui si creano le condizioni del cambiamento circolare, no? E in questo Bateson e Watzlawick introducono un qualcosa di molto interessante: l'operare all'insaputa del contesto. Voi conoscete la teoria delle catastrofi o l'effetto butterfly, la teoria di Thom nel 1990, che dice basta un battito d'ali in Africa perché si crei un tornado negli Stati Uniti, in Giappone, no? Cioè basta, quando noi ragioniamo attraverso dei circoli viziosi o circoli positivi, quando siamo in una logica circolare, ecco, basta un piccolo cambiamento che tutto il circolo può modificarsi, no? Quindi mettere in atto delle strategie per rompere e cambiare le sequenze circolari negative, ovviamente, no? E rafforzare invece quelle positive. Vediamo allora una serie di casi che si utilizzano, che io ho utilizzato, no, negli interventi con i ragazzi nelle scuole. Vediamo prima un caso, utilizzando questa strategia, queste strategie circolari, no? L'alunno strafottente e le tentate soluzioni. Allora, alunni strafottenti, beh, ci sono. Quali sono? La prima domanda che
è importante farsi e dire quali sono le tentate soluzioni. Perché è importante? Perché se non hanno funzionato, no, bisogna che le mettiamo da parte, quindi punizioni da parte della famiglia. E non ha funzionato. I servizi sociali e gli insegnanti di sostegno, e continua ad essere strafottente. Tolleranza impotente o punizioni a scuola, non hanno funzionato. Che fare? No? Questi sono i tentativi che in genere si fanno. Sono dentro una logica lineare. Alcune volte funzionano. Cioè la logica lineare ci ha dato tanto, ma nessuno può darci tutto. Allora noi qui aggiungiamo una strategia, aggiungiamo una tecnica, una pratica che va oltre le logiche lineari normalmente messe in atto e vediamo quale sarà. Si chiama approccio strategico. Allora, come funziona? La prima cosa, dopo aver visto le tentate soluzioni, si vede come funziona il problema. Allora, funziona così. L'alunno tende a arrivare sempre in ritardo. Poi queste cose le potete applicare in famiglia. No? Poi inizia all'ingresso lanciando a terra la cartella. Sono casi concreti che ho vissuto. Poi una serie di atti aggressivi e vandalici. Proprio una situazione molto difficile, no? Dove è stato tentato tutto dal punto di vista lineare. Cosa fare per rompere il circolo vizioso? A quale bisogno risponde? La prima domanda è questa. Se uno fa qualcosa è perché vuole ottenere qualcosa. E cosa vuole ottenere? Un'ipotesi molto ovvia, immediata, ha bisogno di attenzione, no? Non sappiamo cosa succede a casa, lo vediamo, è molto difficile parlare con i genitori, non se ne tira fuori molto. Sì, facciamo l'ipotesi che abbia bisogno di attenzione, è credibile dal punto di vista psicologico. Le tentate soluzioni, abbiamo visto, non hanno funzionato, punizioni, servizi sociali, punizioni a scuola. Come rompere il circolo vizioso rispettando il bisogno di attenzione? Allora, qui la parte delicata è che abbiamo bisogno di collaborazione. Abbiamo bisogno di collaborazione della scuola, perché la scuola fa parte del circolo, del cerchio, è dentro questo meccanismo. Abbiamo bisogno della collaborazione dei genitori, quindi la scuola, insegnanti e personale e dirigente, e i genitori. Se non abbiamo questi aiuti, rimaniamo dentro la trappola delle logiche lineari, che però non hanno funzionato. E allora, io in alcuni casi sono riuscito ad avere la collaborazione del dirigente, degli insegnanti, del personale e della famiglia, e allora intervento. Guardate un po', tutti gli alunni e insegnanti, visto che arriva sempre tendenzialmente in ritardo, tutti gli alunni e gli insegnanti aspettano schierati il ragazzo che è sempre leggermente in ritardo. Facciamo schierare ad esempio nell'atrio, nell'ingresso della scuola. Arriva in ritardo, è meravigliato a vedere tutti i compagni schierati, no? E il dirigente si rivolge al ragazzo e dice: vieni, siamo tutti qui a guardarti, comincia a fare lo stupido per favore, no? Con molta tranquillità, non con astio, non con rabbia, ma così, come se fosse la cosa normale. Tu fai questo e vieni. È quello che noi chiamiamo somministrare il sintomo, no? Proprio dire: fai quello che fai normalmente, per favore, comincia a fare lo stupido, per favore. È chiaro che sì, è imbarazzato, cerca di uscire, di andare via, ad esempio può essere uno di questa la reazione, ma siamo d'accordo con i genitori che prima di andare via si fermano all'ingresso della scuola, lo bloccano e lo rimandano indietro. Qual è la reazione
quando uno prescrive il sintomo si rompe, no? Magari si mette a piangere, dice no, non lo faccio più, va bene, si va e si comincia e si va a scuola e si va in classe e si vede come fa, no? Funziona? Fatta. E non funziona, cioè in classe comincia di nuovo a... si va avanti, 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, e finché per una settimana in genere, ma in genere il meccanismo si rompe prima, la settimana successiva non lo si aspetta più all'ingresso, ma lo faccio aspettare, gli faccio trovare la classe che lo aspetta, magari distribuita lungo i muri della classe, e l'insegnante di turno che dice, ecco, per favore, fai lo stupido come eri abituato a fare, e in questo modo, fai lo stupido per favore, il meccanismo si rompe. Allora, da una parte, perché si arriva alla prescrizione del sintomo in questo modo, in un approccio che si chiama terapia strategica? Perché, come forse è anche vostra esperienza, gli insegnanti, i genitori, ma il mondo dell'educazione si sente impotente, si sente insoddisfatto a lavorare secondo la causalità lineare. E allora bisogna trovare qualcos'altro. E invece di pensare che è molto difficile cambiare, sì, è difficile, ma dal punto di vista psicologico, con la logica non lineare ma circolare, sappiamo che dobbiamo spostare un mattoncino, e qui il mattoncino è prescrivere il sintomo, evitando, bisogna educare molto, spiegare molto ai docenti, ai ragazzi, che lo stiamo facendo per il bene di questo ragazzo, no? Come loro vogliono star bene, anche questo ragazzo, questa ragazza vuole star bene, ma non ce la fa. Allora, con molto affetto, ci mettiamo e gli diciamo, fai quello che fai normalmente, spiegando loro che con questo meccanismo tutto si rompe e il ragazzo comincia, e la ragazza comincia a muoversi in un modo accettabile per tutti e a stare bene, quindi a risolvere il suo problema, che abbiamo visto essere un problema di attenzione. Vediamo un secondo tema, che anche questo si trova molto, no? Deficit di attenzione con iperattività. Quali sono le tentate soluzioni? Chiedere continuamente di cambiare, no? Oppure cercare di ignorare, guardate, questa è tutta logica lineare, oppure si crea il caso, lo si etichetta, in questo modo è chiaro che continua a comportarsi così. Le soluzioni lineari spesso non funzionano. Allora, come facciamo? Prescrizione del sintomo. Spiego agli insegnanti di ristrutturare positivamente. E quindi, in che modo? Uno dei modi utilizzati, che ho utilizzato, gli dico, dai, continua a fare così, si vede che ne hai bisogno, no? Si vede che ne hai bisogno, cioè glielo prescrivo. Allora, se continua, a quel punto non è più lui che fa le cose, ma le fa perché gliel'ho detto io, quindi perde il controllo. Se invece si ribella alla mia prescrizione, è risolto il problema. E comunque vada, dire sempre ai genitori, come è andata oggi, no? Ci si sente, guarda, facciamo questo esperimento, dire che è andata bene, quindi... è spostare l'attenzione dei genitori in modo che anche i genitori a casa non portino più l'attenzione ai comportamenti esasperati del bimbo, ma su altre cose, perché a scuola gli diciamo va meglio, no? Gli facciamo sapere che a scuola va meglio, quindi anche loro sono attenti a elementi positivi del ragazzo o della ragazza,
Perché? Qui vi metto una frase molto interessante di Einstein: è la teoria che determina ciò che osserviamo. Cioè, se il genitore è tutto teso, questo ragazzo mi fa disperare, continua a vedere cose disperanti. Se invece io riesco a far sì che il genitore sposti l'attenzione, cioè dica a se stesso: ah, a scuola sta andando meglio, e allora la sua attenzione è attenta ad ogni piccolo segnale di miglioramento, che magari c'erano anche prima, ma non li vedeva perché era tutto preso. È la teoria che determina ciò che osserviamo. Se persiste il comportamento, si continua la prescrizione, no? Ah, si vede che ti è proprio utile, quindi continua a fare così, no? Se ok, ma non in modo stabile, si ignorano i momenti no e ci si complimenta. Ecco, qui si aggiungono i complimenti per ogni piccolo cambiamento, e mostrandosi turbati quando non ce la fa, non accuse, ma turbamento. Accidenti, che peccato, non penso che ce la farai. Abbiamo visto che dire non penso che ce la farai, in questa situazione, non in altre, fa scattare qualcosa, fa scattare meccanismi di cambiamento, no? Se vi ricordate, un giorno vi ho, non so se vi ho raccontato, quell'alunno nella scuola dove io andavo ad assistere, che mi dice un giorno: ecco, io non riuscivo bene assolutamente mai in quella materia, non ce la facevo. E un giorno un insegnante mi ha preso in disparte in corridoio e mi ha detto: sai quanto mi dispiace che tu abbia difficoltà nella mia materia. Bene, è bastato questo, perché da quel momento il ragazzo mi dice: io non ho mai più preso meno di 7 in quella materia. Ecco, e quindi andare avanti in questo modo aiuta a risolvere questi problemi. Vediamo un altro disturbo molto presente, un disturbo oppositivo provocatorio in casa, a scuola, no, con i ragazzi. Quali sono le tentate soluzioni? Vedete, vi sto descrivendo una serie di miracoli. In questo modo, nel cervello del ragazzo, nel cervello della persona che seguite, che aiutate, cambiano gli equilibri dei neurotrasmettitori, dei neuromodulatori, cambiano gli equilibri ormonali. Tenete sempre presente il caso di Simona e l'intolleranza al lattosio, no? Ma potrei raccontarvi tanti altri casi dove non c'era soltanto gonfiore di fronte a un'intolleranza, ma c'era addirittura ogni volta il ricorrere all'ospedale perché gli facessero un'endovena di cortisone, altrimenti il respiro era davvero difficilissimo. Bene, continuiamo su questi strumenti che noi utilizziamo e che solo attraverso la parola e dei comportamenti che mettiamo in atto facciamo dei miracoli nelle persone, aiutiamo le persone a cambiare, che significa, per le conoscenze che abbiamo del nostro organismo, a modificare le relazioni fra i neurotrasmettitori, i neuromodulatori e ormoni. Tutto l'equilibrio del nostro organismo attraverso la parola lo modifichiamo nella direzione che desideriamo. Disturbo oppositivo provocatorio, tentate soluzioni. Spiegazioni razionali, no? Quante spiegazioni, pensate, in casa, a scuola, richiami, rimproveri, punizioni, richieste diagnostiche. No? Vediamo, chissà che disturbo avrà, lo psichiatra. No? Allora, vediamo, terapia strategica, prescrizione, si prescrive il sintomo. Continua a farlo, mi aiuterai ad essere un insegnante migliore. Cioè, in questo modo non è più lui che si oppone, ma sono io che gli prescrivo, quindi non è più, lo metto in una posizione di obbedienza, non è più lui, cioè lo disoriento. È chiaro che, vi dicevo all'inizio, per fare tutto questo bisogna avere
la fiducia degli insegnanti, la fiducia della direzione. Questo è il passo fondamentale, altrimenti tutto questo è impossibile, assolutamente impossibile da fare. Una volta che ho prescritto, quindi gli dico, continua ad essere provocatorio, ad essere positivo, faccio dei piccoli sabotaggi, cioè mi tengo in tasca delle caramelle, delle monetine, e ogni tanto, ma così casualmente, tiro fuori e glielo do. Lui rimane stupito. Dice, perché? Perché, professore? Perché? Ma semplicemente dire, ho voglia di fare così. Cioè gli faccio una caramella, un centesimo. No. Se migliora, si va avanti e si ignorano i momenti no, e si continuano a fare i piccoli sabotaggi. Nei momenti ok si esprimono dubbi sulla costanza nel tempo. Cioè nel momento in cui lui migliora e io gli dico, accidenti, non so se ce la farai, ma lo dico con tutto l'affetto e l'amore. Non gli dico, non ce la farai mai. Ricordate l'altro caso di quella ragazza, di quel ragazzo o ragazza, che un giorno non c'è, che in materia bellissima, prendeva sempre 8, l'insegnante un giorno, perché lui stava male, non è riuscito a fare una buona interrogazione, non farai mai nulla di buono, e da quel momento non è più riuscito a prendere la sufficienza. No? Ecco, qui esprimo dubbi sulla costanza nel tempo, ma io lo esprimo con affetto, quanto mi dispiace, e quello cambia. E si fanno degli errori, distrazioni, chiedendo aiuto al ragazzo, sì, no? Ad esempio, posso sbagliare a chiamarlo e lui mi corregge, posso dire una parola e lui, con quel ragazzo, in questo modo ho creato un feeling particolare. Se io sbaglio, è subito lì pronto a correggermi, ma lo faccio apposta e lo ringrazio, grazie. Ecco. Un altro tema, vi sto descrivendo cose molto difficili perché c'è un lavoro preliminare con la scuola che non è facile e non sempre, no? Poche volte sono riuscito ad averlo, altre volte dovevo rinunciare perché richiede un circolo positivo dove tutti fanno il loro lavoro e capiscono l'importanza di quello che si sta facendo. Mutismo elettivo, no? Conoscerete casi, sicuramente, se non li avete visti in prima persona, ne avete sentito parlare. Bene, tentate soluzioni che non funzionano, continuo invito a parlare, continue richieste all'alunno di quale sia, perché fai così, no? Quindi sempre più attenzioni e creazione del caso, la diagnosi, psichiatra, eccetera, no? Bene. Terapia strategica, che come vedete funziona al contrario. Smettere di chiedergli di parlare. Smettere di prestargli più attenzioni. Frustrare il sintomo con continui errori sull'allievo senza dargli tempo di rispondere. Si chiama Francesco. Franca, Franca, guarda, vedi questa roba qua, qui c'è l'Italia, là c'è, e continuo, se lui tenta di rispondere non lo ascolto, no? Dice, ma che ha un bel maglione rosso, dice, ma che bel maglione azzurro che hai, e poi, la Giovanna, vai a fare questa cosa, e lui è lì che cerca di dire, ma no, il mio maglione è... Cioè, frustrarlo continuamente. Bene. E funziona. Questo qua a un certo punto non controlla più l'istinto di correggere e comincia a parlare, no? E per prevenire ricadute, perché poi i meccanismi si possono ripresentare, si usa la tecnica del vero o falso. Gli dico, ecco. Ma come sei bravo adesso, che una volta che si è sbloccato, gli dico, adesso potrai decidere tu se stare zitto, no? E insegnanti, alunni e genitori dovranno indovinare e dire se il tuo silenzio è vero o falso. E lì innesti un gioco,
se c'è una ricaduta, parti in questo modo. Ecco, vedete come credo che rimariate abbastanza stupiti di tutto questo, e anche e ne avete ragione, perché non sono cose facili da fare, come vi dicevo. Un altro: conflitti, litigi, ostilità fra allievi. Guardate anche qui. Tentate soluzioni, richieste ragionate di smetterla, tentare attività comuni, ignorare, punizioni, logica lineare. No? Vediamo con la logica circolare, tecnica dell'attenzione nascosta. Mi tengo in tasca un po' di caramelle e di nascosto di uno dall'altro, no? Prendo in disparte uno dei due e gli dico: senti, questa è una caramella e te lo dà, mettiamo che si chiami Francesco l'altro, questa caramella me l'ha data Francesco per te, però mi ha detto che di non dirtelo che è stato lui a dartela, che è lui che te l'ha voluta dare. Quello rimane stupito. E la stessa cosa faccio con Francesco, mettiamo che l'altro si chiami Carla. Francesco, guarda che Carlo o Carla, no? Mi hanno dato questo caramella per te, però mi ha detto di non dirtelo, ok? In questo modo io comincio a smuovere dei neuroni, a smuovere dei neurotrasmettitori, dei neuromodulatori, degli ormoni in questi ragazzi e ragazze, che cominciano a disorientarsi e devono poi trovare un nuovo equilibrio, no? Se i risultati sono insoddisfacenti si continua, no? E se invece cominciano a guardarsi in modo diverso, a rapportarsi fra loro in modo diverso, ok, se ci sono delle ricadute riutilizzo il meccanismo dell'attenzione nascosta. Vedete come è chiaro che per fare lo psicologo, per fare il counselor, in modo ci vuole un grande coraggio ad utilizzare questo tipo di tecniche, ci vuole molto coraggio, come ci vuole coraggio a affrontare delle malattie fisiche con la psicologia. E allora potremmo dire che il nocciolo di questi tipi di interventi è fare tutto questo per amore. Nella logica lineare è dominante il Thanatos, nel senso che c'è accusa, c'è pensiero di malattia, c'è qualcosa che non va, e nel rapporto col ragazzo, con la ragazza, questo emerge anche se non lo vogliamo, anche se non lo vogliamo, no? Anche se in realtà noi vorremmo trovare una soluzione, ma la logica lineare è la logica che accusa. C'è una causa, c'è una causa, c'è una causa, c'è una causa. E molte volte la causa, forse l'avete sentito, è: non hai buona volontà. No, la logica circolare invece è quella dove è Eros che lavora, cioè la consapevolezza che ognuno di noi è frutto della propria storia. E io sono dentro nella storia di tutti. Io sono voi, voi siete me. Voi siete parte di me, io sono parte di voi. E se io sono dentro, io sono fatto della stessa materia di cui siete fatti voi. Voi e voi siete fatte e fatti della stessa materia di cui sono fatto io. In questa logica educativa, in questa logica pedagogica, io vedo tutto il travaglio della vita del bambino o dell'adulto e ne
soffro e ne godo assieme, e mi chiedo ogni volta, ma con amore, che cosa è possibile modificare nella circolarità in cui ognuno di noi è immerso. Voi lo sapete che se ognuno di noi fosse nato in un altro posto, anche con gli stessi genitori, o fossimo nati qui, ma poi i genitori ci fossero trasferiti in qualsiasi paese dell'Africa, dell'Asia, dell'America, oggi io, voi, ognuno di noi sarebbe una persona diversa. Il tema della personalità è un tema sbagliato per la psicologia. Cioè, siamo il frutto, ognuno di noi, di una storia, e questa storia ci troviamo a vivere. E lo stesso vale per tutti gli altri. E se io mi rapporto in questo modo, ecco che Eros tende a entrare nel nostro modo di rapportarsi agli altri. La logica circolare, dove devo cercare in questo circolo in cui tutti noi siamo, e che sono tutte le esperienze che abbiamo incontrato, quella immensa nuvola di probabilità, se avessimo incontrato a 15 anni un insegnante diverso saremmo diversi oggi, se avessimo incontrato un nonno diverso, se avessimo incontrato un eccetera eccetera eccetera, saremmo persone diverse. Ecco, quando noi ci troviamo di fronte, nel fare counseling, nel fare psicoterapia, una persona che ci chiede aiuto, è importante cercare di capire nel circolo, nella storia, nel modo di essere della persona, qual è il punto su cui possiamo andare a lavorare, perché poi tutto cambi e la persona si senta, e molte volte ce lo dice: ah, oggi vedo, adesso vedo il mondo, vedo me stessa, vedo gli altri in un modo diverso che prima non riuscivo a vedere. Bene, pari dignità, siamo tutti fatti della stessa materia, complementarietà, ognuno di noi sa fare una cosa che serve a tutti gli altri. Guardate solo a come ognuno di noi è vestito, quante persone hanno lavorato perché noi potessimo vestirci o avere la casa o avere la luce, o andate avanti voi. Crescita umana è solo in questa solidarietà, no? In questa consapevolezza che nessuno di noi è migliore, ma ognuno di noi è frutto della propria storia, e noi siamo tutti e mettiamo assieme le nostre storie. Tutto questo ci aiuta e cresce, chi aiuta cresce ancora di più. In questa logica, mentre io aiuto qualcuno, io facendo psicoterapia mi arricchisco continuamente, no? E proprio imparo un mare di cose nella relazione, e vede attorno a sé un ambiente umano migliore, con persone che grazie anche al suo aiuto migliorano con lui. Cioè, vivere in un mondo così, in una logica così, dove tu aiuti e nello stesso tempo ti accorgi che anche tu sei aiutato. Vi accorgerete, voi siete al primo anno, ma man mano che farete esperienze sentirete come cambierete anche voi. Io in 78 anni sono cambiato moltissime volte e sono davvero curioso se arriverò a 80, 90, 100 anni, non lo so, quali saranno i cambiamenti che scoprirò dentro di me.